garantire all'Ucraina la sicurezza energetica. Unione Europea e Stati Uniti cercano di ridurre la dipendenza di Kiev da Mosca. Dopo l'annuncio del colosso russo Gazprom di mettere fine agli sconti sulle forniture di metano, a Bruxelles si è deciso di agire su tre livelli: rimborsare il debito di Kiev verso Gazprom, aiutare l'Ucraina ad acquistare gas prima dell'aumento delle tariffe e assicurare l'approvvigionamento. Nessuna nazione dovrebbe utilizzare l'energia per ostacolare le aspirazioni di un popolo. L'energia non può essere usata come arma. È interesse di tutti poter disporre delle forniture energetiche essenziali per le nostre economie, per la nostra sicurezza e per la nostra prosperità. L'Ucraina consuma 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, di cui il 60% viene importato dalla Russia. Il piano finanziato da Europa, Stati Uniti e Giappone, con oltre 3 miliardi e mezzo di euro, punta a destinare verso Kiev 2 miliardi di metri cubi di gas dall'Ungheria e quasi 4 miliardi dalla Slovacchia.